Buongiorno e bentornati in un nuovo appuntamento con Ma come ti vesto? La rubrica in cui mi mandate le foto dei vostri capi complicati, quelli che avete nell'armadio, perché sì, ancora vi piacciono, ma non sapete abbinare, quindi sfruttate poco, e io qui li abbino per voi cercando di darvi qualche dritta utile, che è utile anche a tutta la community. Il caso di oggi è interessante. Perché per la prima volta da quando ho ricominciato a fare questi video abbiamo come protagoniste un paio di scarpe, o meglio un paio di stivali. Vi leggo al volo la mail di Chiara, che è proprio la persona che mi ha chiesto aiuto oggi. Gli stivali in questione sono un modello di Nero Giardini che Chiara ha nell'armadio da un po' e tra l'altro nel suo armadio ci sono anche diversi modelli Moda Essenziale, che è il mio brand, quindi scarpiera di tutto rispetto. Detto questo, li indosso poco perché il colore è difficile da abbinare. Si tratta di un grigio verde, forse le foto non renderanno bene. Il problema che abbiamo un po' tutte con le foto è che è difficile far vedere i colori, soprattutto quando sono colori così particolari, quando non è il fucsia deciso, il blu elettrico. Non ci preoccupiamo, risolviamo anche questo. Ti racconto un po' di me: ho 47 anni, ne dimostro una decina di meno, sono alta 1,55 m e peso 50 kg. Sono magra, ma ho un po' di pancia che nascondo volentieri. Indosso quasi sempre pantaloni, raramente qualche vestito. Mi piacerebbe imparare a portare anche la gonna, d'inverno è più facile perché ci sono le calze, d'estate a gambe nude sono più a disagio. Non ho uno stile particolare, lavoro in un ufficio, alterno uno stile casual ad uno un pochino più ricercato, non troppo formale o elegante. Non ho budget di spesa, quindi accetto qualsiasi tua proposta. Io non ho capito se non ho budget significa non ho pensato a un budget o posso spendere milioni di euro grazie al tuo video, ma è fantastico leggere non ho budget. Comunque in questo video darò delle dritte a Chiara che saranno utili anche a voi, idealmente partendo da cose che lei potrebbe già avere nell'armadio. Perché vi dico questo? Perché se gli stivali in questione sono già un capo che lei indossa poco, non ha senso comprare 800.000 vestiti nuovi per provare forse ad abbinare una cosa che già funziona e non funziona nel suo guardaroba, quindi saranno tutti look e proposte molto semplici per capire se ha senso tenere ancora lo stivale o se invece di investire per abbinare lo stivale è il caso di salutare lo stivale e magari comprare un nuovo stivale o comprare qualcos'altro. Detto questo, vediamo le idee più che altro per il colore, partendo proprio da un concetto base che sarà poi il fondamento di tutti gli outfit che andremo a creare. Nelle foto che ho ricevuto, il colore dello stivale sembra una sorta di verde oliva tendente al fango, quindi un po' più beigino marroncino del classico verde, ma comunque i colori sono questi. In linea di massima è ovvio che cercare un abbinamento matchy matchy perfetto con un colore così indefinito, chiamiamolo così, è difficile, impossibile e non c'è manco tanto senso. Quindi il mio primissimo consiglio è, prima di parlare di colori, guardate bene le intensità di quello che dovete abbinare. In questo caso possiamo usare il nostro, chiamiamolo verde oliva, verde grigio come neutro, perché effettivamente non è un colore invadente, non è un colore che ruba la scena e quindi diventerà proprio la nostra base su cui costruiremo tutti i nostri look. L'unica accortezza da tenere a mente quando abbinate un colore come questo, che ripeto è un po' indefinito, è di scegliere altri colori che abbiano la stessa intensità. Quindi un esempio banalissimo: il rosa con questo verde sta molto bene, ma deve essere il rosa giusto, quindi un rosa con un'intensità un po' bassina, non un fucsia, un rosa shocking acceso che non c'entra nulla con questo colore così naturale, così terreno, ma un rosa cipria, un po' chiaro, anche un po' slavato se vogliamo, ma anche un pastello, sarà bellissimo. Arriverei proprio fino al rosa confetto, non andrei oltre nella scala di intensità perché altrimenti stacca tanto. Il che non vuol dire che non funziona, ma che c'è appunto uno stacco talmente tanto evidente che poi l'outfit stesso deve essere costruito con un criterio. Siccome l'idea in questi video è di partire da quello che già avete, da quello che è il vostro stile, senza stravolgere il tutto, tenete a mente questo tipo di consiglio. Discorso diverso per le fantasie, perché come vi dico sempre, le fantasie confondono un po' l'occhio. Quindi, se abbiamo una fantasia a fondo, verde militare, verde oliva, verde grigio, più verde, più grigio, che ha dei fiori, per esempio, in rosa shocking, andrà benissimo anche con il nostro stivale, perché lo stivale neutro andrà proprio a stemperare l'effetto della fantasia, riprendendo un pochino le sfumature, ma non c'è bisogno che il colore sia perfetto, esatto e identico, anche perché, ve lo dico sempre, è impossibile, soprattutto perché la scarpa è scamosciata, quindi ha anche una sua texture che cambia un pochino la resa dei colori, quindi non impazzite a cercare l'abbinamento perfetto, lavorate, come vi dico sempre, per creare un'armonia generale e un look che funzioni nel complesso. Non stiamo abbinando una scarpa, un pantalone o una gonna, stiamo vestendo una persona, Chiara nello specifico. Detto questo, vediamo il primo look. Nella mail di Chiara lei mi ha scritto che non ama portare i blazer troppo strutturati, li indossa in ufficio comunque per il lavoro, soprattutto se sono un po' morbidi, quindi nulla che sia troppo strutturato. E questa è una cosa che io ho mantenuto in tutti gli outfit, perché non ha senso proporre l'outfit con le spalle belle rigide, doppio petto in tessuto solido, perché non lo indosserebbe mai e a mio avviso neanche se
abbina a questo tipo di stivale. Quindi ho scelto un'opzione un po' più soft che potrebbe già avere nell'armadio, che è il cardigan. Un cardigan che può essere più o meno lungo, quindi può essere che arriva ai fianchi, ma anche più lungo, da indossare con sotto una blusa semplice, una t-shirt nel tempo libero, una camicetta, un top a peplo che segna proprio il punto vita e cade morbido sulla pancia, quindi ci aiuta a nascondere la pancia, che Chiara mi ha detto di avere un po', e sotto ho scelto dei jeans bootcut. Sempre per un discorso di forma del corpo, consiglio un paio di jeans a vita un po' alta, con questo effetto bootcut, che significa che cadono dritti fino al ginocchio, non aderenti come gli skinny, ma dritti, classici, e poi si aprono un pochino, non fino al punto da diventare a zampa, che risulterebbe un po' troppo importante, rischierebbe proprio di fagocitare anche la forma del corpo minuta di Chiara, ma proprio un bootcut. Nascono questi jeans esattamente per questo utilizzo, per essere portati con lo stivale sotto, e devono avere quindi un pochino di spazio dal ginocchio in giù per fare in modo che lo stivale entri e che la gamba continui ad avere il sangue che circola in modo sano. Questo è un outfit che si può replicare in tantissimi modi. Una volta che hai il jeans giusto, del lavaggio che ti piace, con il livello appunto anche di aderenza che ti fa più comodo, sopra ci puoi mettere quello che vuoi, puoi giocare con una blusa più leggera, puoi mettere una camicetta magari con un gilet aperto, ci puoi fare veramente di tutto. L'importante è ricordarsi che se dobbiamo nascondere la pancetta, guardare il mio video precedente, ma comunque tenere sempre una vita un po' alta e cercare anche di utilizzare il tuck-in, quindi il rimborso dei top all'interno del nostro pantalone, in modo morbido, che vada a nascondere la pancia senza segnarla in nessun punto. Il cardigan ovviamente può essere lasciato aperto, ma anche chiuso con una cintura più o meno sottile, o anche con la sua cintura in maglia se già ce l'ha, dipende secondo me molto dal contesto. Io per esempio, quando sto tanto seduta alla scrivania, non amo avere costrizioni in vita, mi piace sentirmi più libera, però quando poi sono in piedi e tridimensionale mi piace ricreare l'effetto clessidra, quindi è tutto molto soggettivo. Un altro jeans che sta molto bene con questo stivale è il jeans a trombetta, che termina un pochino ampio in fondo ma più corto sulla caviglia rispetto al bootcut. Consiglio anche in questo caso, se possibile, qualcosa di elasticizzato e a vita un po' alta. Non è il jeans più adatto per la forma del corpo di Chiara, che potrebbe sparirci un po' all'interno e apparire un po' schiacciata. È da provare, il discorso è sempre quello: se ce l'hai il test lo fai, se te lo devi comprare apposta no. Ve lo propongo semplicemente perché, siccome lo stivale ha una bella decorazione nella zona della caviglia, è carino anche farla un po' vedere, quindi dare importanza al nostro stivale, che sia un capo complicato ma è comunque bello, quindi merita la sua attenzione. Prima di passare al secondo outfit, vi ricordo che tutto quello che ho appena detto sui jeans vale anche con i pantaloni tradizionali, che siano sartoriali, elasticizzati, anche leggings. Ormai esistono anche i leggings scampanati in fondo, bootcut. Se scegliete dei leggings, il consiglio che vi posso dare è di spendere un po' per evitare l'effetto pigiama o palestra, quindi di cercare materiali sì elasticizzati, comodi, ma che non abbiano quell'aspetto così tanto pantagez da danza anni 90. Ex ballerina al rapporto, quindi magari di scegliere qualcosa che sia di qualità un po' più alta di quello che si trova tradizionalmente nei negozi. Per quanto riguarda l'opzione skinny jeans o pantaloni aderenti, su questo stivale io la sconsiglio, perché quel tipo di pantalone con lo stivale ormai è diventato classico, se lo stivale è o il classico stivale basso tipo equitazione o lo stivale da pioggia, perché chiaramente quando diluvia e quando sei nella natura, nel fango, è comodo avere lo stivale sopra il pantalone, che si sporca e non ci dà quell'effetto di orlo bagnaticcio che è orrendo da sentirsi sulle caviglie. Però per quanto riguarda poi il contesto della vita di tutti i giorni, anche dell'ufficio, lo stivale portato sul pantalone skinny non è né particolarmente elegante né particolarmente fresco in questo periodo storico. Dona anche a pochissime forme del corpo, personalmente io direi di tenerlo da parte. Visto che Chiara mi ha detto che in inverno porta anche gonne e abiti, non tantissimo ma li porta, mi permetto di proporre il classico pigiama da uscita della stagione invernale, che se vogliamo sta finendo, ma non è ancora finita. L'abito in maglia, ne consiglio uno semplice, quindi senza orpelli, con una scollatura V che ci aiuta a slanciare e possibilmente da riprendere in vita con una bella cintura. Cintura che deve essere importante, quindi se il vestito sotto in maglia può essere panna, ancora una volta nero, forse anche blu, dipende da quanto verde c'è nello stivale, quindi lì va un attimo visto. Grigio sicuramente sarà benissimo, verde di un'altra sfumatura di verde, magari un verde foresta bello pieno. È fondamentale che la cinta sia importante. Con importante non voglio dire colorata, anzi va benissimo dei colori che abbiamo appena visto, quindi assolutamente neutra e tranquilla, ma ci vuole una bella fibbia che riprenda le fibbie già presenti sugli stivali, quindi che abbia la metalleria abbinata o che abbia più di una metalleria al suo interno, per dare importanza
al vestito pigiama, perché la sensazione è quella, io li adoro questi abiti d'inverno per quello, perché la sensazione di stare in tuta, in pigiama, comodissima, ma con la scarpa giusta e accessoriandoli per impreziosirli, hai un aspetto comunque curato e raffinato, e indossi anche le gonne che secondo me andrebbero indossate più spesso. Io mi sto rinnamorando degli abiti, quindi adesso gonne per tutte, più gonne per tutte. E a seconda della lunghezza del nostro abito potremo anche scegliere di giocare con una calza particolare, altrimenti anche le classiche velate in color carne vanno benissimo, ma anche quelle un po' lavorate che si trovano sempre e proprio per dare importanza all'abito possono essere delle alleate fantastiche. L'opzione 3 è una spinta un po' più intensa, perché io appena ho visto questi stivali ho pensato allo stile della designer Ulla Johnson e ho detto no, ma questi sono perfetti per quello stile un po' folk, un po' femminile, un po' floreale, un po' gypsy, un po' creativo, ma comunque femminile e raffinato. È una spinta che può sembrare molto audace, in realtà non lo è. Io chiaramente adesso vi dico abito, va benissimo anche una blusa in questo stile, abbinata ai pantaloni che abbiamo visto prima, va benissimo una gonna se vogliamo usare una gonna, l'importante è che la lunghezza della gonna sia adatta al nostro stivale. Per anni la gonna doveva essere più corta dello stivale, il gambale dello stivale non doveva essere coperto. Adesso la moda è cambiata, quindi che cosa ci insegna questo? Che possiamo fare quello che ci pare, quello che ci valorizza di più. Quindi a seconda di come ti vedi meglio, puoi scegliere anche in base alla lunghezza della gonna. Questo stile è molto particolare, io ovviamente non consiglio di acquistare un intero guardaroba fatto con questo tipo di stampe perché stancherebbe chiunque, però magari c'è una blusa comprata in viaggio che giace abbandonata nell'armadio e può essere invece fantastica proprio per spingere un po' su questo effetto senza strafare, per un aperitivo, per una serata che non deve essere chissà quanto elegante, ma magari ci dà anche quella frivolezza in più che andando incontro alla primavera è sempre ben accetta. Siccome questi capi di abbigliamento hanno già delle fantasie belle vistose, spesso hanno anche qualche inserto di passamanerie, piccoli merletti, è cruciale nel caso in cui scegliamo un abito mettere una cintura che riprenda la figura e eviti l'effetto di donna che sparisce dentro il vestito. Quando indossiamo anche capi molto particolari, è noi che la gente deve vedere, non il vestito. Se le persone che ci guardano vedono prima il vestito e poi la donna, c'è qualcosa che non va, quindi in questo caso la cintura ci aiuta proprio intanto a stemperare un po' il tutto, ma anche a riprendere la figura e a evitare l'effetto di persona fagocitata dal suo abito. Come capo di sopra, giacca in pelle o cappotto. Andando incontro alla primavera, ovviamente stemperare il tutto con una giacca in pelle, anche corta, è un'idea fantastica perché dà subito carattere a questo effetto un po' Anna dai capelli rossi, che potrebbe essere un po' audace per Chiara, però ripeto, se già ce l'hai, prova. Tanto male che va, togli tutto, nessuno ne saprà mai nulla. L'ultima opzione è quella un po' più modaiola per la serie, quella di prima era soft, no, non era soft neanche quella, però ve l'ho detto, giochiamo un po', vediamo che cosa succede. Opzione gonna in jeans, perfetta già adesso, sarà perfetta anche andando incontro alla primavera. Deve piacere, nel senso che anche qua di gonne e jeans ne abbiamo viste tante, più o meno tutte con la stessa forma, quindi un po' dritte, a matita, vita un po' alta, spacco frontale. In realtà ne esistono tante e ne esistono tante anche in tessuti che sembrano denim, ma non hanno quella rigidità tipica del denim. Quindi qui consiglio proprio di spaziare un po' e di fare questa prova con o il top che abbiamo appena visto, quindi spingendo proprio tanto sull'effetto modaiolo, o abbinando la gonna a bluse un po' più semplici. Se la gonna jeans risulta troppo eccessiva, non ce l'ho, non me la voglio comprare, non mi interessa, si può provare con un abito in denim. Ancora una volta vi ricordo, per coprire la pancia, tessuti morbidi, quindi non troppo dritti, strutturati, perché le forme vanno abbracciate nel posto giusto. Cinturina o anche cintura, se è un abito chemisier che già la prevede, annodata nel punto più stretto della vita e fare in modo proprio che il tessuto cada dritto sulla pancia senza appendersi alla pancia. Quindi qui la scelta del tessuto è proprio cruciale. Se anche il vestito è troppo, camicia jeans. Camicia jeans, capo perfetto per la primavera estate, perfetto anche in inverno sotto i maxi maglioni belli voluminosi, perfetto proprio per questa stagione perché volendo sotto ci puoi mettere qualcosa tipo un top in seta e lasciarla aperta in modo così. Sbarazzino lo facciamo così, sbarazzino frivolo e leggero, altrimenti la puoi chiudere e magari impreziosire anche nella zona del collo con una bella collana importante. Ancora una volta il consiglio è di fare i test e giocare con le spinte di stile che sentite vostre. Io vi posso anche spingere a fare 100 passi in avanti, ma se poi vi sentite a disagio non serve a nessuno. Quindi nel caso della camicia, magari l'abbinamento perfetto sarà con i pantaloni bootcut che abbiamo visto all'inizio, non in denim, perché il denim on denim, che è tanto di tendenza adesso, è un po' tanto forte, posso dirlo che è pure un po' tanto brutto, per il mio gusto personale non è uno stile che io consiglio. Poi se mi chiedi come si fa, ti dico come si fa e ti aiuto, però
non è una cosa che io consiglio a priori, soprattutto a chi mi dice di avere uno stile comunque pulito, classico, non esattamente di tendenza, come non ce l'ho neanch'io. Però sappiate che là fuori vedrete cose tipo questa. In linea generale, quindi, quando abbiamo a che fare con un accessorio, con un colore che abbiamo detto indefinito, non così netto, ricordatevi sempre di tenere presente l'intensità, quindi di giocare con altri colori che hanno la stessa intensità, il rosino, l'azzurrino, tutti i colori terreni, tutti i colori della stagione autunno, per esempio, stanno molto bene, molto solidi, molto seri, da stemperare con i colorini con poca intensità, nulla che sia troppo acceso, troppo vibrante, altrimenti sovrasta l'outfit e la scarpa sembra messa lì per caso. Siccome so che Chiara comunque ha altre opzioni di scarpe, non ha senso insistere con devo indossare quelli per forza sempre. Detto questo, ho altri due episodi in cantiere per voi di Ma come ti vesto. Protagoniste saranno due gonne diverse, due fisicità diverse, l'ho detta bene, fisicità diverse, due gonne bellissime tra l'altro, quindi non vedo l'ora di far uscire anche quei video. Se volete partecipare, aspetto i vostri capi primaverili o estivi, nella mia mail qui sotto c'è il regolamento. Buona giornata!